vediamo i casi limite che prevede questa formula. Intanto nel caso semplice in cui l'osservatore stia fermo e non si muova quindi verso la sorgente né scappi via, ma soprattutto nel caso in cui l'osservatore si avvicina o si allontana alla velocità del suono. Cominciamo col primo caso, che è molto semplice perché non c'è più l'effetto Doppler. Infatti, se la velocità dell'osservatore è zero, questa frazione sparisce e quindi viene semplicemente f' uguale a f. L'effetto Doppler non c'è più perché l'osservatore, rimanendo fermo, riceve i fronti d'onda con la stessa frequenza con cui la sorgente li emette. Se la macchina di Formula 1, il suo motore, emette 200 fronti d'onda al secondo, l'osservatore ne riceve 200 al secondo. Qui abbiamo la velocità dell'osservatore uguale a 0 e quindi f' viene uguale a f. Più interessante è la situazione in cui l'osservatore si avvicina con la velocità del suono. Allora la frequenza che percepisce raddoppia. Qui infatti abbiamo l'osservatore che viaggia verso la sorgente che sta qua a sinistra con la velocità del suono. Anche il fronte d'onda successivo arriva e si muove con la velocità del suono. Quindi l'osservatore e il fronte d'onda successivo si incontrano a metà strada e il periodo T' di ricezione è di mezza. Questo è confermato anche dalle formule. Infatti, se in questa formula noi sostituiamo la velocità del microfono dell'osservatore con la velocità del suono, quindi V' uguale Vs, V' uguale Vs, abbiamo 1 più 1, quindi due volte la frequenza propria di emissione. La frequenza di ricezione è il doppio della frequenza di emissione. Questo caso si può immaginare con una certa fantasia, immaginando la macchina di Formula 1 che emette a 200 Hz le onde sonore e il microfono che è montato su un aeroplano che viaggia alla velocità del suono in senso contrario. In questo caso il microfono misura una frequenza ricevuta di 400 Hz, il doppio di 200. L'altro caso limite interessante è quando il microfono, invece di avvicinarsi, si allontana alla velocità del suono. Allora la frequenza che percepisce diventa nulla, cioè non riceve più fronti d'onda. Infatti è logico che l'osservatore, scappando alla stessa velocità con cui è inseguito dai fronti d'onda, cioè la velocità del suono, allora non viene mai raggiunto dai fronti d'onda, cioè ne riceve nessuno. Ne riceve 0 al secondo, 0 al minuto, 0 all'ora, insomma la frequenza di ricezione scende a 0. Questo si vede anche con le formule. Dobbiamo prendere la formula con il segno meno perché stavolta l'osservatore si allontana invece di avvicinarsi e sostituire, come abbiamo fatto prima, alla velocità dell'osservatore V' la velocità del suono. 1 meno 1, 0, e quindi il risultato è che l'osservatore non misura più nessuna frequenza di ricezione. Qui vediamo l'osservatore che scappa alla velocità del suono, i fronti d'onda che lo inseguono alla velocità del suono senza mai raggiungerlo.